James Bond. Sa, di qualcosa. Amici giocatori. Giocatore, ovvio. Oggi parleremo di un fantastico gioco appartenente a un genere che va per la maggiore tra i giovani. Cioè un racing? No. Un fantastico FPS. Bello. Perché il Wii non si fa scappare questa... Fammi capire. Secondo me è un FPS ambientato nel mondo di James Bond. Giusto così. Che intro! Sinonimo di garanzia. Un gioco si riconosce dall'introduzione. Siamo al cinema. Spegni le luci, che siamo al cinema. Sì, sì. Quitta. Skippa. Ok. Allora, oggi ci tra... Senti, c'è un inizio, no? Sì, sì, dobbiamo fare l'inizio. Vai. Ah, ma questi sono i miei, sì, è vero. Metti a rumi. Metti a rumi, dov'è? Non c'è. Dov'è? Eccoli, perché... Metti. Vai. Allora, ci troviamo a recensire... Come si chiama questo gioco? Non riesco mai a dirlo. Un FPS della... Activision, che davvero sfrutta... Bello. Sfrutta totalmente il Wii in ogni suo componente. Anche il sensor lì, quello lì che fili il dito. Attenzione, introduzione epica. Da Nintendo 64, attenzione, Nintendo 64. Che grafica, sembra una PlayStation 2. Sì, bellissimo. Senti, ho skippato, potevo. Pipì! Il mio nome è Bond, James Bond. Sì, io quando sento James Bond e Nintendo penso... Vai. Può usarlo per fare il giro e tornare alla casa. Dai, gioca, non perdiamo tempo in soleste cagate. Andiamo. È bruttissimo. Diamo un tocco di realismo alla... Come si salta? Non si salta! No, davvero? Non mi ricordo. Ma sì, CZ, le solite cagate, dai. Comunque, soffermati sulla... Guarda! No, scusa, non ti ricordi che una delle prime foto che abbiamo visto del gioco era simile a questa e ci fa vedere la rappresentazione dell'acqua che è veramente ad alti livelli. Guardate che bello, questo gioco! Ma uno ci scrive, come può girare una simile cosa su una console HD? È impossibile. Vai, ammazza tutti, ammazza! Guardate le animazioni fantastiche. Che violenza! No! Bello, guarda che bello. Guarda paletti di colore assolutamente casuale. No, ma figurati perché. La musica è presa da un altro gioco, non c'entra niente. È troppo stilt. Sì, questo diciamo che è il peggiore. No, è dall'altra parte, ma anche io mi sono perso all'inizio. Vai. Guarda che belle texture, Sembra un po' di Turok. No, ma guarda che la Wii è divertimento per tutta la famiglia. Crepa! Fottila, gambizzo. Ma che belli sti FPS. Guarda! È fantastico, è stato ucciso dalla fontana, inglobato dalla fontana. Beh, anche il piede ficcato nella parete però. È un po' serio. Guarda il piede. Vai. Guarda. Vai avanti. Parliamo milanese. Non fatelo fuggire. No, tranquillo. Che violenza. No, veramente, bambini, se state guardando questo video, vedete il canale. È un po' troppo violento per essere su Wii. Esatto. Però. Non esce neanche cioccolato. No, più che altro, sai cosa la cosa strana è che è violento, ma è anche serio, nel senso che i personaggi sono veri. Se non siamo abituati a giochi che hanno per protagonisti dei bambocci. Quando si accende, per me la direzione. Che novità! Che stronzata! Wow, sembra come si chiamava quello lì che quando ero piccolo io. Una minchiata. Guarda che azione! Guarda che c'è la nostra bandiera. Vai, vedi che c'è la bandiera del nostro paese. Attenzione. Due. Guardate. Tengo quella vista lì. Sei ultra scarso. No, ma è... Aspetta, ti do una mano, giochiamo in multiplayer. È troppo bello. Dai, giochiamo in multiplayer.
veramente bello sto gioco, eh. Io direi. Ma le finestre che si rompono, no? Ma no, vabbè, ma non può. Lui non può gestire. La Wii non può gestire questa, queste cose, scusa, eh. È bello, molto dai, bello. Insomma, tutto molto. Mi sta piacendo. Sono, è sicuramente meglio di tutti gli FPS che sono usciti su PS2, GameCube, Xbox. Sì, sì. In un'altra vita, allora. Ecco, c'è la bandiera di no, ma cos'è? Riparati un attimo, che ti riprendi. Perché James Bond è magico, cioè ferito ritorna normale. Ovvio. Alzi in su che c'è la bandiera d'Italia. Alzi in su. Ma insomma, eccola. Grande. Cosa bella. Boh, no, no, guarda le fiamme, guarda l'effetto fiamme. Effetto fiamme. Bellissimo. Boh, io direi di passare a un altro stage. È chiuso. Cosa fai? Vai, gioco. Non è caduto. Non mi divasti casa. Mica mi è caduto non morire. Vabbè, pazienza, tanto è un flop. Il mio nome è Bond. James Bond. Allora, resti alla larga dalle telecamere infrarossi davanti a lei. Non devono inquadrarla. Sì, Bond capo. È vicino alla centralina d'alimentazione di quella telecamera. La sì, capo. Per bypassarla. Sì, quando capo. La luce diventa verde è sì, capo. Andiamo. Let's go! Sono veramente sono nel 64, cioè. Ma va, ma sei troppo drammatico. Guarda che animazioni pietose. Stai morendo, eh? Stai zitto! Sono morto! Ci avviciniamo adesso all'entrata del teatro. Come vedete questo effetto nebbia veramente da tempi del Nintendo 64. Ah sì, qua adesso devi fare lo switch per... Qua? No, boh, sotto, devi inclinarti, chinati, vai, scendi. Non so se ti fa scendere, perché c'è una cosa, devi fare gli switch. Che bello, guardate che grafica. Quanto divertimento, che grafica e divertimento. Grafica, veramente, cioè chi si lamenta della grafica del Wii in questo gioco sarà finalmente accontentato. 15.000 spettatori. Che tramonto. Tanner, si preoccupi di Mitchell, non dimentico. Guarda, purtroppo oggi non abbiamo niente da dire perché siamo leggermente sconvolti dalla bruttezza di sto gioco. Peccato, questo qua, questa scena l'ho vista su console HD. Sì, l'hai già detto, C'è anche arteriosclerotico. No, vai, veloce! Non sapevo se mi registrava! Oh, che scarso! Tu non mi dici quando stai registrando, che ne so come... Di passare lì a destra, sveglia, per a destra! Per fare la figura del vecchio inquilino. Ma va, non sei. Vai. Rimanti da passato, ascolta i consigli. Spara! Bastardo! Che violenza in questo gioco. Che brutalità. C'è Kirby che ha molta paura. Cioè, è una delle cose più brutte. Ma va, non è vero. Non è solo brutto, è proprio inutile. Ma va. Questo gioco è davvero orribile. Ma no, ma siete prevenuti, secondo me. È bellissimo. No, davvero, poi io direi di chiudere qua questa tragedia. Dov'è l'arma del diritto? Dai, giochiamoci di nuovo un altro multiplayer, insomma. Ah, sì, così che fa molto figo. Fa molto ragion V. Fa molto Red Steel. Un altro capolavoro che siamo quasi, però. Ah, per il 2, sì, ci ma siamo quasi. Sfrutta il motion plus, che palle, cioè devo usare quel pezzo di plastica. Utilissimo. Ma l'ha utilizzato in tantissimi giochi. Oh, and done. Wow, che figata! Che scena, è troppo! Scena raccapricciante! Sfrutta proprio le potenzialità della Wii! Della Wii! Bello, bello! Anche qua l'acqua è bella! Boh, basta, direi di venirci in camera di consiglio e decretare... Per me 0,40! No! Fai tu, la media 0! Ascolta, Vabbè, 1,40! Ascolta, pensa Action Girl Racing, scusa! Quello è un suo perché... stilistico e poi li ha i 40 DVD. Quindi è comunque sono 20. Dai, seriamente, sta finendo il tempo. 6 quarantesimi. 6 quarantesimi. Vabbè, chiudiamo. Fammi provare a me. Tu se non sei capace. È bellissimo. Tu sei. Hai iniziato a giocare l'altro ieri con Kung Fu Panda. Cioè, io che giocavo anche a Ghost and Goblins. Guarda che bravo, io che sono un boxaro, guarda il boxaro come si vede subito.
Guarda, headshot! Colpisce per le animazioni, ma no, colpisce per tutto. Adesso la sta anche tremando. Bello, 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 veramente. Sono, l'interattività dei fondali. Sono le cose che fanno bene la vita. Guarda, 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 guarda. Dove vai? È scomparso? No, c'è ancora. Che bello, che bello. Poi viene qui a spiare la granata. Oh! Sulle HD sta roba non la fai. Basta. Boh, chiudiamo questa recensione di me. Niente. Veramente oscena. Un bel 6 quarantesimi, quanto solo essere. Ringraziamo Activision e anche i nostri sponsor, come al solito Panasonic e qualcun altro. Va bene, Panasonic grazie. Ci toglierà la parola. Davvero. Grazie a tutti.